come il signore di sopra, qui sopra. Allora, nuovo idolo alla Zanzara, l'allenatore del Grosseto. Tu dici, passate da Nasrallah all'allenatore del Grosseto. E come no? L'allenatore del Grosseto è un idolo assoluto, ragazzi. Tu non sai niente di questo. Si chiama Malotti. Malotti. No. Sono una fava perché hanno perso 5-2 una partita. Sono una fava, la società mi dovrebbe multare. Poi senti che dice. Vai, regia. Io li devo portare, io non devo più prendere squalifiche, sono una fava, la società mi dovrebbe multare, mi dovrebbe levare lo stipendio per 4 mesi, è giusto che domenica metta lo stipendio alla squadra in caso di vittoria, perché sennò io non ho capito una sega né di questa società né di questa gente né da mare, ma di nessuno. Vabbè, insomma, dice sono una fava, la società mi dovrebbe multare, cioè poi alla squadra li faccio sbranare dai cani, dai. E ragazzi, ne ha capito così e ne scende così in campo domenica. Continueranno a essere così, li picchio io, non importa come venire voi, li picchio io, li posso sbranare da anni, perché chi ci sta deve essere grossetano fino all'anima. E questa maglia se la deve uscire addosso. E in questo momento non c'è fidanzato, non c'è nessuno. Se mi chiami a mia figlia, dico cazzi tuoi, devo pensare al Grosseto. Vabbè, d'accordo, ma no. E che cazzo, dai. Io ho smesso di andare a lavorare. Mi chiama mia figlia, babbo, che devo fare? Cazzi tua, fai che ti pare. Devo pensare al Grosseto. Boh, e riattacchi il telefono. E questo lo devono fare tutti, cazzo. Lo devono fare tutti. Ora c'è solo il Grosseto. C'è solo il Grosseto. C'è solo il Grifone. C'è solo la nostra maglia. Cucita addosso come se fosse la nostra seconda pelle. Chi non è così vada a casa. Ma questo è pazzo, numero uno assoluto. Andiamo Gianni, forza. D'Alessandria, forza Gianni d'Alessandria, cominciamo, vai.